Pignoloro. Devo dire che, scusami, che il sindaco di Pignerolo e la maggioranza di Pignerolo ha approvato la delibera già approvata quando è stato eletto il nuovo sindaco, perché lui, che era consigliere di Ultranza, era già riuscito come consigliere di Ultranza a convincere la sua amministrazione ad approvare la delibera di trasformazione di SMA e diciamo che gli ha portato anche. Facendo adesso il sindaco con tutti i problemi che i sindaci hanno. Grazie, grazie. Ma non era previsto questo intervento, per cui cerco di dire soltanto direttamente il pensiero, perché è vero, sono consigliere di maggioranza di Pignerolo, quindi 5 Stelle, e come ci hai detto tu, l'interesse sull'acqua pubblica è stato portato avanti da Luca in modo abbastanza evidente. Poi è andato a me la delega, e quindi io all'interno del comune seguo il discorso dell'acqua e cerco di sensibilizzare come posso in tutti gli ambiti, con le associazioni e anche con i cittadini. Siamo stati premiati, perché un punto smart a Pignerolo è stato premiato soltanto qualche mese fa come punto di consegna e di distribuzione di acqua nella provincia. Abbiamo risparmiato con un punto solo 260.000 bottiglie. Poi tra parentesi scopro che sono qui a fianco, c'è una società che non faccio il nome, ma comunque distribuisce, quindi ha un fatturato legato a questo, 490 milioni di bottiglie di plastica all'anno della zona, 460 milioni, punta per il 2019 a fare 560 milioni, quindi cosa voglio dire con questo? Voglio poi dire che alla fine tutti questi discorsi che abbiamo fatto qui oggi, lascio a parte la questione della ripubblicizzazione della SMAT, perché qui ci sarebbero tanti, veramente tante cose da dire. Io ho partecipato al coordinamento ABC insieme a Diego Sarno, perché pur non essendo la stessa linea politica, comunque il pensiero di cercare di portare tutti i sindaci verso un obiettivo comune, quello di portare veramente l'evidenza del bene comune di cui è l'acqua, ho voluto con questo fare la mia parte. Poi è vero che ci sono diversi colori politici, per cui il problema dell'arco dove c'è un rappresentante che neanche sai se va e quindi poi ti deve rapportare di quello che ha deciso dell'altro per lo smart, questo è un altro problema. Comunque, alla fine, la base di tutto questo gran problema che su cui giriamo intorno, e poi alla fine la pensiamo anche diversamente in modo politico, però vogliamo veramente a un certo punto arrivare a un risultato, è che il problema da risolvere è quello finanziario. Noi in questi 20-30 anni abbiamo subito un passaggio delle aziende da quella che era, io lavoro in team, quindi ho vissuto sulla mia pelle quello che in ambito economico si chiama leva del sbagliato, cioè è stata acquistata un'azienda a debito con i soldi dell'azienda. Quindi questo è stato il massimo, cosa che oggi è impossibile più fare, e addirittura nei libri di economia, nelle scuole di economia neanche, cioè si studia ma si sa che non si può neanche più effettuare. Però finché noi abbiamo aziende e abbiamo, lasciatemi dire, politiche di governo economico, e forse finalmente adesso sta anche cambiando qualcosa, lasciatemi dare un po' di presunzione personale su quello che ha anche fatto il governo. Avrei da dire anche qualcosa sui reati ambientali, ma non so come quanto poterlo dire, perché scusate se apro sempre parentesi, ma la legge Borsellino, dove è stata soltanto portata in pratica a gennaio 2019 sul fatto che la DASPOS viene attuata soltanto da poco, è vero, ma non voglio aprire un dato perché non sono del mio esperto. Ma voglio dire, finché noi continuiamo a subire le società come soltanto soggetti che mirano alla finanza e non più alla produzione, ma noi non andremo mai da nessuna parte. Noi avremo sempre, no, l'obiettivo di alcuni nel aumentare la produttività, diminuire i costi, ridurre la qualità, creare tariffe, e qui entro anche nell'ambito di smart, in cui tu, soggetto che deve far pagare al cittadino, oppure soggetto che dovrebbe controllare quanto paga il cittadino,
non hai neanche modo di capire come è fatta quella tariffa lì. E se qualcuno ce lo viene poi a spiegare, non hai le capacità per farlo cambiare questo aspetto, questa capacità, questo metodo di costruzione della tariffa. Quindi io non voglio ridurre il mio intervento a un aspetto per me centrale, quello della finanza. Finché questo aspetto della finanza e delle società non viene riconvertito in qualcosa che una volta era, come dire, lo dicevano prima i lavoratori, lo dicevano anche altri, anche consiglieri, è la base principale affinché poi le cose si potessero fare bene. Cioè, quando io non ho preso il termine, non ho recepito il termine del tubo che è stato inserito 100 anni fa, ma a quel tempo lì magari non avranno fatto il calcolo di quanto era il livello di produttività del lavoratore che andava a creare quel tubo, ma pensava quanto potesse durare quel tubo. Oggi invece no, oggi gli ingegneri, o figli ingegneri, da poco, ma studiano per far durare il meno possibile le cose, studiano per far funzionare bene le cose per un tempo limitato, perché bisogna, no? Bisogna creare l'economia. Quando allora qualcuno dice che forse bisogna cominciare a parlare di economia che insomma debba rallentare, perché poi alla fine dei risultati, le risorse sono limitate e oltre a quello non si può andare. Io voglio sottolineare che questo è il punto centrale, quindi dimentichiamo tutti chi siamo, che partito abbiamo, che vestito abbiamo quando parliamo, ma puntiamo di più su quello che deve essere la risorsa da salvaguardare, che oggi può essere l'acqua, domani può essere il lavoro, domani può essere una società che brucia acciaio, ma lo fa ancora con dei metodi antichissimi, quando altri invece nella stessa Europa lo fanno con metodi dove non dico che si possa andare a mangiare sotto la fabbrica col telo e degli amici e del play, no, per fare, quindi, ma quasi, e allora qui ne avremo da fare un coso. Non di qua, grazie a voi.